presidente della sezione orrafi del Margheritone, Santi Roberto, allora un'altra, siamo al nono anno consecutivo di consegna di queste medaglie disegnate da ragazzi dell'orafo, una bella soddisfazione, sì, per il calcio. Sì, una grande soddisfazione, anche perché poi il Calcit è un'associazione che fa del bene e aiuta le persone in grande difficoltà. Noi siamo lietissimi di contribuire alle vostre iniziative, alle vostre belle cose, e io ringrazio in particolar modo i ragazzi dell'Orafo, la professoressa Donati, il professor Sisti e tutti gli altri per quello che è stato il loro contributo, diciamo così, a questa realizzazione. Realizzazione che verrà consegnata successivamente al presidente del Calcio di Giancarlo Sassoli, quindi 9 anni consecutivi da questo istituto, veramente una cosa che serve sia al Calcio ma anche a questi ragazzi a formarsi sulla solidarietà che sta a significare il Calcio. Sì, intanto mi sembra lunedì prossimo presso la fiera di Orarezzo verrà appunto consegnato il bozzetto definitivo da parte della ditta, che poi ne produrrà 1800 copie. È una gioia per noi realizzare questa medaglia, come già è avvenuto altre volte, e faremo il possibile per consegnarla nei tempi richiesti, quello avverrà sicuramente, quindi niente, una bellissima soddisfazione per quello che è l'impegno vostro, per quello che fate, a noi partecipare in questa maniera da una gioia, insomma, ecco. La scelta dei ragazzi è partita dall'albero della vita, di cui hanno modificato le infiorescenze con dei cuori, evidente universale simbolo di passione, d'amore, di cuore grande. Nella parte retrostante, nel verso, questo cuore si allarga a comprendere anche due mani intrecciate. L'idea è stata quella di dare voce, dare mani se si vuole, a tutti quelli che hanno partecipato in questi anni e che hanno contribuito con il loro lavoro, con la loro passione, con il loro amore al Calcit, a tutta l'opera, quindi i ragazzi che fanno il mercatino ogni anno con passione, tutti gli operatori che si avvalgono dei contributi del Calcit per migliorare il proprio lavoro e naturalmente tutti i malati che di tutte queste mani hanno un gran bisogno.